Romagna Sport, primo dal 2001. La prima testata giornalistica che ha creduto nello sport dilettantistico online. Il primo sito in Italia che ha pubblicato le foto dei singoli atleti e tecnici. I primi ad aggiornare i risultati live durante le gare, proprio come i professionisti. I primi a pubblicare la carriera degli atleti. I primi e gli unici ad avere il calciomercato interattivo. I primi a dare spazio alle news di tutti gli sport. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna. In tutto. Buonasera, buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Fischio Finale, nuova puntata e nuovo orario, quello che diventerà ormai consuetudinario per noi alle ore 19:30, d'ora in avanti, anche perché le partite tra poco si sposteranno tutte d'orario e dunque noi entreremo in gioco sempre a questo orario, appunto delle 19:30, come sempre però con la solita formula, quella consolidata, risultati, classifiche e filmati da mostrarvi per quel che riguarda i nostri campionati. E allora, prima di addentrarci nel vivo della nostra trasmissione, do subito il benvenuto a Danica Russo. Ciao Danica, buonasera. Ciao Andrea, buonasera a tutti. Benvenuto a mister Giancarlo Magrini. Ciao Giancarlo. Ciao a tutti, buonasera, bentrovati. Come sapete la Serie C non è ancora scesa in campo, si gioca con l'obbligo della contemporaneità alle ore 20:30, scenderanno in campo Ravenna, Imolese e lo stesso Cesena e noi dovremo essere ormai pronti per un collegamento immediato con cui iniziare la nostra trasmissione proprio dallo stadio di Gonzalo, dal Druso, dove sentiamo una musica imperversante, che imperversa rispetto al nostro Luca Alberto Montanari che stasera proporrà la telecronaca. Buonasera. Che poi sarà trasmessa solo... su Teleromagna. Luca, ci non, non vi sento. C'è qualche ancora problema, come dicevamo, a causa della musica sparata a tutto volume, dunque chiedo alla regia se è possibile perfezionare questo collegamento. In ogni caso chiediamo a Luca informazioni su quella che sarà una partita determinante per il Cesena in casa del Südtirol. Luca, se ci senti, a te la parola. Eccoci, baciati dal sole, dicono quelli bravi, diciamo. Non è un solarium, è lo stadio Druso di Bolzano dal quale vi parliamo e vi salutiamo, sperando che insomma nel giro di qualche minuto il sole definitivamente ci possa salutare in una giornata quasi estiva qui a Bolzano con 25 gradi, lo stadio girato se vogliamo al contrario per un semplice motivo, perché al momento è stato ristrutturato solo la gradinata, solo i distinti, che è quella che di fatto al momento è la tribuna centrale, quindi ancora per qualche minuto insomma avremo il sole in faccia, come si dice, e poi per fortuna riusciremo anche a provare a vedere qualcosa. Al momento quello che abbiamo visto è la formazione del Cesena, che vi posso dare assolutamente ufficiale, con una grande, grossa, importante novità che riguarda il centrocampo, perché la difesa davanti all'ex Nardi una stagione qui a Bolzano è praticamente obbligata, con Zappella al posto di Longo squalificato, non c'è naturalmente Cioffi infortunato, manca Maddaloni e lo sappiamo, al centro dunque giocheranno Ricci e Gonnelli con Favale a sinistra, appunto Zappella che torna dal primo minuto. La grande novità riguarda il centrocampo, dove giocano naturalmente Di Gennaro e Steffè, che torna da titolare. Il ballottaggio 2 tra Capellini e Collocolo in realtà è stato vinto dal terzo, ovvero da Peterman, altro ex di turno, che dunque gioca e torna dal primo minuto. Da valutare naturalmente come verranno spalmati sul terreno di gioco da Viali, perché parliamo di due registi e di una mezzala, quindi probabilmente ci sarà maggiore spazio anche in fase offensiva per Davide Di Gennaro. Vedremo comunque dalle ore 20:30 quello che accadrà sul terreno di gioco. Davanti Zecca vince il ballottaggio con Rossini e completa il tridente naturalmente con le conferme di Caturano e di Bortolussi. Dalla parte opposta c'è un Südtirol del quale non abbiamo ancora la formazione ufficiale, ma insomma è dato con un 4-3-2-1 che dovrebbe prevedere i due giocatori più in forma nonché più pericolosi, Casiraghi 13 gol, miglior giocatore per quel che riguarda la produzione offensiva
degli altoatesini e Voltan, che ha già fatto molto male al Cesena lo scorso anno all'Orgel Stadium di Manuzzi con la maglia della Vispesero, ribaltando praticamente la partita da solo nel finale, con Fischnaller in attacco, ma è un parco attaccanti clamoroso quello del Sud Tirol, con Odogwu, con Rover, tanto per fare alcuni nomi che possono davvero far male anche a partita iniziata. Sud Tirol che ha avuto il match point, o comunque la grande occasione lunedì scorso a Trieste per andare al primo posto a 180 minuti dalla fine della stagione regolare e dunque presentarsi sul rettilineo finale in pole position. Operazione fallita perché la Triestina ha battuto il Sud Tirol e dunque al momento è il Perugia la grande favorita, quella che ha in mano di fatto la palla match negli ultimi 180 minuti per chiudere al primo posto, al pari merito naturalmente con il Padova, mentre il Sud Tirol è ancora in ritardo, ma naturalmente cercherà di quantomeno alimentare il sogno del secondo posto, perché il primo oggettivamente diventa molto difficile. È invece impossibile per il Cesena raggiungere il quinto, difficilissimo anche il sesto, ma tra sesto e settimo cambia pochissimo, sono piccole sfumature, in quanto comunque al 99% con la sconfitta del Bari, partita terminata pochi minuti fa, il Modena con un solo punto nelle ultime due gare diventerebbe, si garantirebbe il quarto posto, o meglio sarebbe la quarta, la migliore quarta dei tre gironi. Cosa significa? Significa che il Cesena anche eventualmente con un ottavo posto avrebbe garantito il primo turno con due risultati su tre a disposizione in casa. Nel dubbio meglio non rischiare, meglio blindare il settimo posto dall'assalto di Matelica e San Benedettese. Dunque con Sud Tirol questa sera e Arezzo alle ore 15 domenica prossima, il Cesena dovrà assolutamente provare a portare a casa più punti possibili. A voi per eventuali domande. Luca, una domanda: qual è la situazione della Cesena a livello di morale dopo la sconfitta sorprendente di domenica scorsa? Sorprendente fino a un certo punto, viste anche le motivazioni che aveva Limolese, se a tuo avviso questa sconfitta verrà riassorbita, a giudicare anche dal match che questa sera vedrai bianconeri contro una rivale che ha sicuramente grandissime motivazione. Sì, sorprendente per, come dire, il divario tra le due squadre anche tecnico e di classifica, tutt'altro che sorprendente invece per quanto riguarda lo storico del Cesena nel girone di ritorno. Il Cesena nel girone di ritorno è una squadra che ha sofferto tanto e ha collezionato più sconfitte che vittorie contro le formazioni che sgomitano per salvarsi. Al contrario però il Cesena nel lato B di questo campionato, con le squadre tipo il Sud Tirol, ha sempre giocato grandissime partite, ha sempre spesso sfiorato la vittoria, l'avrebbe meritata Padova, l'avrebbe meritata Modena, pur avendo ottenuto solo un punto in queste due sfide, è riuscito comunque a mettere sotto anche la Feralpi Salò, con la Triestina non se l'è giocata per un problema di Covid. Insomma, io mi aspetto questa sera contro una squadra che deve assolutamente vincere, ovvero il Sud Tirol, che si possa vedere la miglior versione del Cesena, quella che sa giocare al calcio, ma lo ha dimostrato anche con Limolese di saper giocare al calcio. Il problema è che è mancato una sorta di piano B, se vogliamo, tanto fraseggio, tanto possesso palla, poca concretezza. Ecco, oggi mi aspetto anche maggiore concretezza. Per quanto riguarda il discorso morale, mentale, se vogliamo, Viali ieri è stato abbastanza chiaro, insomma, in questo momento assolutamente non bisogna avere paura di sbagliare, bisogna essere ambiziosi, spensierati, e onestamente il Cesena davvero non ha nulla da perdere oggi, quindi deve provare a fare la miglior partita possibile su un terreno di gioco strepitoso. Questo ve lo dico perché abbiamo proprio oltrepassato il campo, l'abbiamo calpestato e davvero qui le scuse stanno a zero. E allora Luca, ci gusteremo tra poco la diretta del match, ma poi soprattutto su Teleromagna alle 23 la differita che verrà trasmessa appunto con la tua telecronaca, ma ricordiamo anche l'appuntamento di domani sera con Pianeta Bianconero. Dunque grazie Luca per queste tue informazioni e alla prossima. A voi grazie, il sole si è allontanato dietro le montagne, quindi direi che la cartolina è meravigliosa e soprattutto finalmente riesco a vedere anche il campo. Buona serata, ciao. Grazie anche a te, ciao ciao Luca. E noi invece ripercorriamo invece quella che è stata fino ad ora la giornata di campionato, o per meglio dire dei campionati. Torniamo a vedere i risultati e le classifiche, lo facciamo con l'aiuto di Danica partendo dalla Serie A. Benevento Udinese 2-4, Fiorentina Juventus 1-1, Genoa Spezia 2-0, Inter Hellas Verona 1-0, Parma Crotone 3-4, Sassuolo Sampdoria 1-0, Cagliari Roma iniziata alle ore 18, Atalanta Bologna posticipo alle ore 20:45, Lazio Milan domani alle ore 20:45, Torino Napoli sempre domani alle ore 18:30.
Ormai basta solo spingere la pallina in buca per l'Inter. Siamo ormai arrivati a quello che sarà l'epilogo sempre più scontato di questo campionato. L'Inter che con la vittoria, anche oggi un po' sofferta, però preziosissima sulla Verona, firmata dal gol di Darmian, è arrivata a più 13 rispetto alla nuova coppia di inseguitrici al secondo posto, che potrebbe essere anche cangiante. Infatti la Juventus si è riagganciata al Milan, però a meno 13 addirittura rispetto ai nerazzurri a 5 giornate dalla fine. Insomma, un margine di tutta sicurezza, seppur il Milan domani sera potrebbe accorciare nuovamente sulla meno 10 in caso di successo in casa della Lazio, ma potrebbe anche arrivare il Napoli, altra squadra impegnata in un posticipo di domani sera alle 18:30, come ci ricordava Danica, in casa della Torino, finanche la stessa Atalanta che con una combinazione favorevole di risultati, battendo il Bologna, potrebbe ritrovarsi in seconda posizione solitaria e dunque operare un doppio sorpasso. Intanto però stanno giocando Cagliari e Roma, match iniziato alle 18 e dopo il vantaggio iniziale del Cagliari firmato da Lico Giannis, il pareggio della Roma con Perez e poi nel secondo tempo nuovamente Cagliari scatenato, due gol in rapida successione, quelli di Razvan Marin e Joao Pedro, 3-1, e poi l'accorcio di Fazio. Siamo dunque sul 3-2 e Cagliari che potrebbe compiere tre passi fondamentali nella zona salvezza, se possiamo rivedere un attimo la classifica, perché in caso di successo i sardi aggancerebbero questo trenino di squadre: Torino che giocherà come detto, ma lo stesso Benevento ancora sconfitto nel match delle 12:30 contro l'Udinese, e così facendo darebbe tutt'altro significato alle ultime giornate di campionato. Mi interessava però chiedere a mister Magrini, abbiamo detto l'Inter ormai vicinissima allo scudetto, è forse il titolo più meritato che si possa immaginare, come sono stati negli anni passati quelli della Juventus nerazzurri, che quest'anno hanno dimostrato di essere i migliori? I numeri parlano chiaro, eh? Il campo è vigile di quello che succede, di là della fortuna, degli episodi. Direi che parlare della prima parte, che c'erano stati problemi di organizzazione, di squadre, atteggiamento, anche col mister, con la società, è stato bravo lì probabilmente lo staff a rimettersi in carreggiata, avere il potenziale che ha, a fare il suo, perché tutto non è nato solo di questi due gol che hanno fatto i due bombardieri davanti, che hanno fatto 36 gol mi pare in due. Però direi che la squadra ha funzionato, soprattutto Quaresma, che era stato messo in croce, invece ha dimostrato di essere stato un pilastro nei momenti delle polemiche, arrivare oggi. E oggi si può solo dire che l'Inter deve lasciarlo per strada, perché non esiste. Andiamo indietro di 30 anni, quanto successe al Milan, che era già in vantaggio di 9-10 punti a 5 giornate dalla fine, e poi Altafini fu il capocannoniere, tutte queste robe qui, Ferrari lo mandarono al Varese, che c'era Ferrari centravanti, e perse il campionato a 7 giornate dalla fine. Ma è successo 30 anni fa, non credo che succeda ancora, anche perché è potenzialmente troppo forte, soprattutto con quelli di fuori. Quando entrano quelli ti danno una mano che è determinante. Soprattutto mister, per chiudere proprio l'argomento Serie A e l'argomento Inter, nerazzurri che hanno avuto il grande merito di non deprimersi dopo l'eliminazione dalla Champions League, che poteva segnare un momento di declino, invece proprio da quella situazione Conte ha saputo ricompattare la squadra e portarla a quello che ormai sembra uno scudetto quasi sicuro. Ecco, poi chiaramente giustificato il gesto di scaramanzia da parte degli interisti, se ci dovesse essere. Ecco. Sicuramente bisogna dire che nel momento peggiore ha avuto tanta fortuna, perché ha vinto 2-3 partite ai tempi non sospetti, molto fortunoso, con gol a carambola, con situazioni un po' per tutto. Però, come si dice, per far gol bisogna arrivare alla porta avversaria, bisogna tornare, bisogna andare davanti, giocare, cercare il gol che è quello che decide, quello che ti dà
il voto finale della gara, non del campionato. Però l'Inter ha avuto questo momento, di questo filotto di partite, che gli altri, purtroppo era il Milan, troppo giovane, una volta che Ibra non è stato, diciamo, dalla gara fino a solo quei pochi spezzoni che ha avuto, quelle 15 partite intere che ha fatto, troppe poche su 38, insomma, anche perché è stata una perdita sicuramente grossolana e ha dato una mano ai giovani, importante, però come tutte le cose, quando sei troppo giovane, soprattutto nel calcio, e hai delle responsabilità superiori alle tue forze, rischi di pagare. E probabilmente in malincuore, per il bene dei ragazzi che giocano, il Milan, la società, e ti fa tutto quello che vuoi, stanno pagando qualcosa di più caro di quello che non meriterebbero. Per quanto riguarda invece la Serie B, possiamo dire in maniera molto rapida che ha scelto sostanzialmente di imitare quello che è accaduto in Serie D, ovvero di fermarsi un attimo per consentire alle squadre che hanno a che fare col Covid di recuperare le proprie forze. Dunque questo weekend è stato dedicato ad un unico recupero. Il match è andato in scena, il pareggio tra Pordenone e Pisa, e dunque vediamo anche il sottile aggiustamento per quanto riguarda questa classifica con il Pordenone che aggancia dunque il Vicenza, quota 41 punti, e resta a meno 3 rispetto al Pisa che è a 44 punti. E poi, come detto, la Serie C con quello che sarà il programma, il menù. Abbiamo introdotto la partita del Cesena, ma non dimentichiamoci, e ne parleremo in corso d'opera, nel corso di questa nostra trasmissione, di quelli che saranno gli altri impegni che riguardano le romagnole. Tutto in campo, come detto, alle 20:30, importantissimo il match che riguarda l'Imolese. Parliamo della 37esima e penultima giornata, Imolese contro Gubbio. Vediamo proprio il programma di questa sera, ma soprattutto Arezzo-Ravenna, match tra la penultima e l'ultima in classifica. Il Ravenna ha bisogno quasi esclusivamente di una vittoria, salvo complicatissimi calcoli da fare. In caso però di sconfitta sarebbe retrocessione aritmetica in Serie D. Poi Carpi-Padova, Fano-Triestina, Fermana-Virtus Verona, Mantova-Vispesaro, Modena-Legnago, altra gara che interessa le romagnole che giocano per la salvezza. La capolista Perugia dalla settimana scorsa che affronta in casa il Matelica, e San Benedettese Feralpi-Salò. Questo il quadro completo. Daninka, però, torniamo a parlare di risultati, anzi no, prima c'è un ultimo aggiornamento che vi possiamo dare, perché prima di dedicarci all'eccellenza c'è stato un recupero in Serie D, un unico recupero, perché sono saltate altre due partite, compresa quella che riguardava la San Maurese, a sua volta flagellata da un nuovo, speriamo piccolo, focolaio di Covid. Si è giocato solo a Rimini. È arrivato un pareggio, Rimini-Lentigione, 1-1 per quanto riguarda il recupero della 20esima giornata. E dunque Rimini che sale a 41 punti, il Lentigione fallisce l'opportunità di riportarsi sotto alla coppia in testa, ovvero Fiorenzuola e Aglianese. E dunque la classifica anche qui subisce un piccolo scossone. Ma come dicevo poc'anzi, Danica, è il momento di vedere invece una giornata per intero, quella dell'eccellenza, è la seconda di campionato. Alfonsine, Borgo San Donnino 1-2, Colorno Castenaso 3-2, Del Duca Grama Cittadella Vismodena 2-1, Salso Maggiore Virtus Castelfranco 1-4, Savignanese Piccardo 1-2, Riposa Real Formigine. Avevamo un triplice confronto fra Romagna ed Emilia, due sconfitte e una vittoria. Vediamo proprio la classifica che testimonia come la vittoria ottenuta dalla Del Duca Grama sia preziosa per i ravennati, che vanno a 4 punti in compagnia proprio del Piccardo Traversetolo, che ha vinto in casa della Savignanese col punteggio di 2-1. Unica squadra invece a punteggio pieno è il Colorno, 3-2 rispetto al Castenaso. È arrivata la prima sconfitta anche per l'Alfonsine contro il Borgo San Donnino, 2-1 il punteggio, e primi punti per il Borgo San Donnino, che aveva riposato nella prima giornata di campionato.
Vedremo nel corso della nostra trasmissione tutti i filmati riguardanti questi campionati. Prima però, e prima di annunciare un piccolo spot da parte nostra, un altro aggiornamento nel campionato di Serie A, Serie B femminile, è sceso in campo per un unico recupero il Ravenna. Risultato importante, successo delle giallorosse 1-0, Ravenna Women che batte il Tavagnacco. Era un match d'altissima classifica e il Ravenna che si stacca così dalla Cesena, rimanendo in terza posizione ma in solitaria rispetto al Pomigliano, capolista 45 punti, Lazio 41, Ravenna 38, Cesena 35 e poi via via dalla Riozzese in poi tutte le altre squadre. Danica, allora ci fermiamo per poco, direi. 30 secondi con la centrale del latte. A tra poco. Gusta la genuinità dei prodotti della centrale del latte di Cesena, come lo squacquerone di Romagna e il formaggio di Fossa di Sogliano. Due formaggi DOP prodotti con cura e passione, usando solo latte romagnolo tracciabile fino alla stalla di origine. Entrambi premiati dalla Guida L'Espresso, i formaggi d'Italia. Premiati anche tu, gustando i formaggi DOP della Centrale del Latte di Cesena. Il buono della tua terra, dal 1959. Questa indigestione di risultati, di classifiche, quest'oggi davvero contenuta. Beh, Danica, però direi di rimanere sull'argomento caldo, la Serie C, anche il Cesena che scenderà in campo, lo ricordiamo, alle 20:30. Beh, allora Andrea, a proposito di indigestione, mister, lei si aspettava questa sconfitta del Cesena nel derby di domenica scorsa e secondo lei ora quante chance avrà la squadra di Viali di segnare un risultato contro il Sud Tirol che appunto insegue il primo posto? Beh, contento, nessuno si aspettava una situazione del genere. In prima linea i giocatori e il mister, fatto qualche, un po' di turnover anche obbligato, e quando succedono queste cose che non è una tua idea ma sei obbligato per andare in campo con la miglior formazione, qualche limite lo trovi sempre, pur dovendo fatto una partita la prima mezz'ora a livelli belli alti. Poi la prima occasione vera che hanno avuto questo rigore che hanno visto in pochi, però esisteva, magari girando la schiena l'ha preso in un braccio, rigori che ultimamente non le danno. E lì abbiamo subito il capo subito, perché si è visto che la squadra lì è morta, proprio quando ha preso gol, che non erano mai andati di là, è stata una cosa grave. Poi la ciliegina sulla torta ce l'ha messa Provenzano, che ha fatto una rovesciata, diciamo, alla Ronaldo o la cosa, l'ha messa nel 7, l'unica volta che hanno tirato in porta, mentre si è tirato 12 corner contro uno, mentre sono stati 5 salvataggi sulla linea. Direi che a dire che abbiamo avuto sfortuna si può dire o non si può dire, però a dire che quel apporto che in questo momento ci voleva, forse, ripeto, come tecnico mi sento a dire che, siccome mi è successo anche a me con una storia del genere, il filotto delle gare, quelle 9, 10, 11 gare ci hanno tolto qualcosa, invece di darci qualcosa ci hanno tolto qualcosa, ma non perché giocando ogni 3 giorni non c'era il tempo di poter portare avanti un lavoro che era stato messo a funzione prima in una maniera ottimale, e forse si credeva che anche in quella maniera lì, andando avanti quel passo, si poteva arrivare nelle prime posizioni strette. Chiaro che andare avanti su 9-10 risultati consecutivi, facevi il filotto, ne facevi 20, non è che potevi arrivare lì, ma potevi anche vincere direttamente se fosse, no? Tutto è possibile, come è successo. Poi sappiamo tutti quello che è successo, ho avuto 17-18 Covid, pandemia, insomma, credo che siamo stati in tutta Italia 5 società che hanno avuto questi grossi problemi. E quando hai questi grossi problemi ti si fa male 2-3 giocatori, quelli che sono arrivati tantissimi, bravissimi sicuramente, però sicuramente senza gare e senza preparazione, una preparazione limitata, alla fine per portarli in condizioni ci è voluto un po' di tempo che Cesena non aveva, perché ha avuto anche la sfortuna dell'uomo di Ardisson, che è un uomo di esperienza,
che si è fatto male perdendo un mezzo me. Poi non solo, l'aiuto è stato dato dall'infortunio di Madaloni, che era il difensore in quel momento che ci dava più rendimento, pur gli altri essere andati molto bene. Di Ricci si può dire solo bene ultimamente, mentre era partito malissimo. Cioffi sappiamo quello che è, anche se domenica fa di rigore, un giovane che va in contrasto, gira la schiena, gli batte la palla. Insomma, questi episodi te ne avevano girati bene un mese e mezzo fa, un paio, tre o quattro, magari al 90esimo perdevi e hai riuscito. Poi dopo ti è arrivata la mazzata in testa. Più o meno quello che aveva detto anche Luca, dal girone d'andata al girone di ritorno tante situazioni che si sono modificate, mentre non ha invece subito modifiche il punteggio che riguarda il match tra Cagliari e Roma, andato adesso in archivio proprio pochi istanti fa, il 3-2 che il Cagliari ha portato a casa rispetto ai giallorossi, come dicevamo, la rete decisiva realizzata da João Pedro, nonostante poi l'accorcio della Roma con Fazio. E se possibile vediamo anche qui la classifica, quello che vi avevamo anticipato in precedenza, lotta salvezza che si fa incandescente nonostante Parma e Crotone siano tagliate fuori. Tutte le altre adesso se la giocano, comprese anche alcune insospettabili di inizio campionato, la Fiorentina soprattutto, ma anche il Genoa stesso, il Bologna che questa sera dovrà cercare di vendere cara la pelle, è in una posizione favorevole ma ancora non del tutto sicura. Insomma, un grandissimo finale di campionato. Noi abbiamo dedicato questa prima parte della nostra trasmissione all'approfondimento di quello che accadrà dei match della Serie C che riguardano anche le romagnole, ma nella seconda parte ci dedicheremo alla Serie D e all'eccellenza. Dunque, Danica, fermiamoci per qualche secondo. E allora, mentre aspettiamo il proseguo, facciamo un salto dagli amici di Fanbatterie e Alpecimbra. A tra poco. Qualità, affidabilità, convenienza, velocità. Tutto in una parola. Si dice Fanbatterie Meldola. FAM Batterie, azienda leader del settore, da 40 anni soddisfa tutte le esigenze di energia. Batterie per auto, moto, veicoli speciali e per qualsiasi tipo di applicazione esistente sul mercato le trovi da FAM Batterie, con anche il servizio di installazione. Se vuoi andare sicuro, scegli solo FAM Batterie, perché l'energia al giusto momento fa la differenza. Visita il sito fambatterie.it e scopri dove trovare tutti i punti vendita e lo shop online. Alpecimbra, la perla di neve delle Alpi Trentine, culla dei professionisti dello sci. 100 km di piste per lo sci alpino e altri 100 km per lo sci nordico. Baby parking, Kinderheim, slittino vie e mille attrazioni per i più piccoli. Dall'alba al tramonto, una vacanza da sogno. www.alpecimbra.it. E allora introduciamo la seconda e ultima parte della nostra trasmissione. Andiamo subito, come detto e come precisato prima dell'interruzione, ad occuparci del campionato di eccellenza. Quest'oggi eravamo presenti sui tre campi in cui sono scese in campo, scusate il gioco di parole, le squadre romagnole, iniziando da San Zaccaria, nuova casa dell'Alfonsine. Alfonsine che però ha perso in il suo match contro il Borgo San Donnino col punteggio di 2-1. Andiamo a vedere tutto nel servizio. Si giocava dunque al Soprani di San Zaccaria la sfida tra Alfonsine e Borgo San Donnino, un esordio assoluto per gli ospiti che nella prima giornata erano stati costretti al riposo, l'occasione di dare continuità al pareggio ottenuto domenica scorsa invece per la rinnovata squadra romagnola affidata ad Zaccaroni.
Andiamo allora a vedere le immagini e vediamo subito al primo minuto di gioco. Sono trascorsi 20 secondi dal fischio d'inizio. Si presenta così il Borgo San Donnino, il cross di Minasola, la traversa di Del Porto. E poi tre minuti più tardi un'attacchettata involontaria di Billone all'arbitro. Piccolo problema per il direttore di gara, ma potrà riprendere la propria attività. Tanto che ci spostiamo al 16° minuto, assegna un rigore per il fallo di Randi su Minasola, un intervento scomposto in area di rigore, molto bravo il numero 7 ad andarsene via e poi a subire il contatto falloso. Dunque calcio di rigore per il Borgo San Donnino e trasformazione vincente affidata a Del Porto. Vantaggio dunque del Borgo San Donnino in casa dell'Alfonsine con questo rigore ottenuto, ma soprattutto un primo tempo di grande determinazione, di grande convinzione degli ospiti. Ancora Minasola, grande risposta di Palermo. Alfonsine che fatica ad entrare in partita. Ci spostiamo in questo momento al 25° con questa conclusione però tutt'altro che pericolosa, quella di Filippi. Andiamo allora avanti con le nostre immagini. Al 32° minuto salta l'uomo e mette al centro il cross Favari, poi la conclusione di Billone, la grande risposta ancora di Palermo. Altro calcio d'angolo e ci prova Soregaroli con questo colpo di testa alto sulla traversa. Si va dunque al riposo con un vantaggio più che legittimato dal Borgo San Donnino in casa dell'Alfonsine per un secondo tempo in cui ci si aspetta una reazione della squadra ravennate, ma è ancora il Borgo San Donnino a minare le danze. Ottimo l'assist per Del Porto che segna dopo l'imbucata di Minasola, ma avete sentito anche il fischio del direttore di gara. Gol annullato per fuorigioco. E poi ancora Borgo San Donnino in attacco, Lancellotti, conclusione però parata. Calcio di punizione per l'Alfonsine, la conclusione prima, poi una seconda battuta pericolosa, in questo caso da parte di Asanai, palla sul fondo e poi dalla parte opposta ci prova Billone, out per lui. Alfonsine in attacco, sempre sotto di un gol con Filippi che cerca lo spazio per il cross, alla fine lo trova ottimamente, la palla buona per l'inserimento di Formigoni, si trovava anche lui in offside. Punizione dal limite per l'Alfonsine, c'è il gol, il pareggio di Asanai. Al 36° minuto della ripresa Alfonsine che trova il lampo, quello che poteva cambiare il volto del match, ma un minuto più tardi si riporta in attacco il Borgo San Donnino, il cross dalla destra e l'inserimento vincente di Franchi. Il nuovo vantaggio immediato del Borgo San Donnino dopo il pareggio dell'Alfonsine. Dunque si riporta in vantaggio, come detto, la squadra ospite che beneficia anche nel finale dell'espulsione di Randi, il fallo su Minasola che resta a terra contuso dopo l'intervento. Arriva per lui il provvedimento per Randi, ma l'ultima chance per una punizione molto contestata a due in area di rigore. Calcio di punizione battuto da Formigoni. Salva però tutta la barriera protesa a beneficio del portiere degli ospiti e dunque esultanza più che meritata per il Borgo San Donnino che espugna il campo dell'Alfonsine e si prende i primi tre punti della propria stagione. Mister, beh, a giudicare dalle immagini possiamo anche testimoniare, avendo visto il match, vittoria più che meritata, ha avuto il Borgo San Donnino il pallino del match più o meno per tutti i 90 minuti di gioco. Sì, anche per me, visto le immagini, parlando di quello che si è visto, si può dire che ha fatto la sua partita con padrone del campo, situazioni di gioco importanti, creando qualcosa di importante, hanno colpito anche una traversa piena. Forse venivano con questo entusiasmo che avevano fatto riposo, anche freschi, insomma c'è tanta roba da mettere. In più questa gran voglia di iniziare a giocare determinante, che tutti avevano una grinta che sembrava che fossero già più avanti col lavoro, invece 10 giorni che lavorano, che fanno. Sotto un certo aspetto bisogna fare i complimenti a tutte e due le squadre, sotto l'altro è chiaro che chi va a casa con i tre punti
dicono complimenti, te le regaliamo, i tre punti ce le portiamo. Eh sì, quelli sono sempre graditi, in più ricordiamo che è un campionato che più che una maratona è una 100 metri, forse ad ostacoli, 11 giornate, di cui 10 si gioca, perché una giornata è dedicata al riposo, ogni partita qui è, come si suol dire, una finale da vincere. Chiaro. No, mister? Se no non riesci più a starci dietro e... Se prendono il là, dopo beccarli, sono troppo poche le partite per recuperare. Assolutamente. Ecco, dopo se prendi appena 3 punti di vantaggio, ti basta anche il pareggio quando vai fuori. Cosa vuoi? 4 partite, 5 passano immediatamente, non è che sia. Sicuramente è stata un'idea come tutte le altre, forse questa anche migliore, visto tutta questa pandemia, tutti questi problemi si erano creati, questo sport che volevano fermarlo, non ci ho capito, perché anche i giovani non li hanno lasciati uscire tranne una settimana. Credo che stare fuori al fresco, a correre in un campo e di seguito, meglio di così, non potrebbero stare che stare PlayStation davanti alla televisione a giocare ai cartoni animati. Insomma, bimbo è giusto che abbia lo spazio in cui si merita, ecco. Eh sì, piccoli spazi di libertà che stiamo comunque almeno ritrovando anche grazie alla ripartenza dell'eccellenza, riconosciuto dunque come campionato di interesse nazionale. Quest'oggi, come detto, eravamo presenti anche sugli altri campi, a cominciare da quello di Savignano sul Rubicone. Anche qui stesso identico epilogo, sconfitta casalinga col punteggio di 2-1 per la Savignanese. A vincere è stato il Piccardo. Vediamo. Giocare la prima casalinga alla fine di aprile, succede anche questo in una stagione che definire anomala sarebbe del tutto riduttivo. Il nuovo debutto dunque della Savignanese era andato in archivio con un pareggio in trasferta, rimediato in casa del Castenaso. Un risultato comunque sia prezioso, perché è arrivato dopo la rimonta di un doppio svantaggio grazie alle reti realizzate la settimana scorsa da Zabre e Sayende. E dunque una Savignanese che cercava conferme quest'oggi contro il Piccardo, match che inizia però nel segno della squadra di Traversetolo. Al quinto minuto la fuga splendida sulla destra per il cross, il cross di Trombetta, la conclusione di Galli, out ma con deviazione. Scatenato Trombetta, migliore in campo per distacco nel match di Savignano, qui però esagera, cerca il contatto con Ucea e si lascia stramazzare al suolo, arriva per lui il giallo per simulazione. Tutto ciò al quarto d'ora di gioco, Savignanese che però ha l'occasione per portarsi in vantaggio con Gori, che manovra a beneficio di Brigliadori, cerca l'apertura intelligente sulla sinistra per la possibilità di questo cross di Marchetti, palla al centro, splendido colpo di testa, vincente, ed è il gol realizzato da Brunetti. Il vantaggio dunque della Savignanese contro il Piccardo, con un'azione come abbiamo visto ottimamente orchestrata. 1-0, ma attimo di sbandamento per la difesa dei padroni di casa sul pallone, toccato per un attimo da parte di Ridolfi e poi Bandaugò che cerca Trombetta in area di rigore, alla fine commette fallo Ridolfi. Si spegne dunque questa chance alla mezz'ora, ma ci spostiamo di 5 minuti con la sponda ancora di Ridolfi a cercare Trombetta, come detto migliore in campo, ma non certo per questa conclusione, completamente fuori misura. Trombetta però si rifarà poco più tardi, siamo al 41esimo, il pallone manovrato a beneficio proprio di Trombetta, pallonetto vincente, scavalcato il portiere della Savignanese Pazzini ed è il pareggio. Splendida conclusione con un grande colpo d'occhio, avendo visto il portiere della Savignanese praticamente nella terra di nessuno. E allora deve rifarsi sotto la squadra di Campedelli con questa possibilità. Dalla distanza Turci sfiora il palo, dunque vicino al nuovo vantaggio la Savignanese proprio in chiusura della prima frazione di gioco, ma all'inizio della ripresa la chance è per il Piccardo con questa battuta di Trombetta e la risposta di Pazzini, anche un po' fortunosa, in corner.
Andiamo allora alla quarto d'ora della ripresa, fa tutto da solo qui, trombetta allo scarico per Ridolfi, conclusione alta per lui. 18esimo, si lotta sul pallone, c'è la possibilità per la Savignanese di recuperarlo al limite dell'area di rigore, alla fine la sponda di Turci per Brenton Tola, conclusione potente ma centrale, si fa trovare pronto il portiere Agazzi. Calcio di punizione per il Piccardo, siamo al 37esimo sul punto di battuta, manco a dirlo, trombetta, conclusione però centrale e bloccata dal portiere. Mancano però 5 minuti e il Piccardo sembra averne di più, la sponda di trombetta sulla sinistra per Castelluzzo che se ne va, mette al centro il cross, il controllo e poi Beffardo, il tocco finale per infilare la propria doppietta e ciò che più conta per realizzare il sorpasso del Piccardo ai danni della Savignanese, 2-1 che non subisce più alcuna modifica, alcuno scossone. Savignanese dunque sconfitta dalla squadra di Traversetolo, dalla Piccardo, col punteggio di 2-1, dunque rimonta andata a beneficio degli ospiti. Danica, allora abbiamo introdotto anche l'argomento savignanese, direi. Beh, c'è comunque da dire che la Savignanese si è presentata rinnovata in questa nuova riapertura, diciamo così, del campionato di eccellenza. Mister, lei come l'ha vista la partita di oggi? Cosa ne pensa? Ah, sai, siamo sempre lì, dobbiamo andare con quello che si vede. Abbiamo visto che questi, non è che la partita poteva viaggiare sui binari del pari, diciamo così, forse qualcosina in più ha fatto la Savignanese, ma gli altri mi sembravano un po' più preparati, un po' più freschi, un po' più vogliosi di portare a casa qualcosa. E secondo me più determinati per una gara importante in cui sono, come vi hanno detto prima, qui quando si scende in campo giornata per giornata, quelle 10 che ci sono 10 finali. E oggi sicuramente questi... Il risultato che hanno portato a casa sicuramente non ha rubato niente, anche se quando fa il gol come l'ultimo che è venuto in un rimpallo, si è andato avanti, si è andato in porta, che ha fatto trombette, che aveva fatto tanta roba, insomma si può dire complimenti, però la Rod ha girato dalla parte giusta. Anche perché, mister, non è da tanto che queste squadre, che pure facevano allenamenti individuali, hanno avuto il via libera per praticare l'allenamento collettivo, dunque per preparare questo sprint, come dicevamo. Dunque la preparazione non può che essere un po' improvvisata rispetto alle stagioni canoniche, e le sorprese sono dietro l'angolo, così come i cedimenti improvvisi, no? Abbiamo visto... Sì, no, anche perché... gli allenamenti non potevi farli perché intanto individuali non riesci a farlo perché vengono in due, vengono in tre, non è che poi tu stai fermo, tu sì, tu no, sì. Non ce la fai. Due, l'altro ambietto, quello che hanno vietato di grosso è che non potevano fare la doccia. Allora tu sai, uno va anche a lavorare, arriva, viene, stanco, morto, quindi in seguito fa... un'ora e mezza di allenamento, non può fare il bagno, certo. Viene, la volta dopo non viene, c'è chi abita a 300 metri dal campo, ma c'è anche chi viene da 30, 40, 50 chilometri, non potrà mai fare, tranne una presenza o la domenica, succede così. Cioè la vera preparazione, dire ce l'hai in gruppo, non la possono fare. Possiamo dire che avranno fatto, 7-8 allenamenti, perché 15 giorni che si sa che parte questo torneo, perciò mettiamo 2 settimane, ma non sono mai piene, sono 4 giorni uno, 4 giorni l'altro, se è molto, forse anche qualcosa in meno. Dopo si dice nel gergo nostro, romagnolo, che si imballano, no? Se lavori troppo, fai fare forza, fai fare lavoro esplosivo, insomma tante situazioni di lavoro che poi possono dare, invece di darti una mano, ti buttano nel fosso, te la danno dopo quando sei già caduto. Certo. Allora devi stare attento. E dunque noi tra poco chiuderemo il cerchio, andremo a vedere anche le immagini che riguardano il Del Duca Grama. Danica, però fermiamoci per qualche secondo. E lo faremo tra poco perché adesso è arrivato il momento di andare dagli amici di Infotech e della Commerciale Agricola.
Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech da sempre propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. La Commerciale Agricola di Billy Giovanni S.p.A., punto di riferimento per la vendita e il noleggio di macchine agricole, industriali e per il giardinaggio. Concessionaria New Holland, rivenditore dei più importanti marchi. La nostra forza è un servizio assistenza con officine mobili di pronto intervento. Automezzi per trasporti anche eccezionali, tecnici altamente specializzati. L'officina Billy compie 50 anni. Dal 1971 l'officina Billy garantisce l'assistenza tecnica più efficiente e tempestiva. Fornitissimo magazzino di ricambi originali. Disponiamo inoltre di un vasto parco di macchine usate, controllate e garantite. Un centro servizi per consulenza tecnico-agronomica, fiscale, assicurativa e finanziaria. La Commerciale Agricola di Billy Giovanni S.p.A. Sede a Fornivia Dragoni 114, filiali Rimini Fano. www.commercialeagricola.com. E allora abbiamo visto le immagini arrivare dal Soprani di San Zaccaria, che è stato la casa del Duca Grama in tempi recenti. Ora però il Duca gioca in quella che è la sua vera casa, lo stadio Sbrighi, il campo sportivo, per meglio dire, Sbrighi di Castiglione, e oggi è arrivata una vittoria. Il punteggio è lo stesso che abbiamo visto in precedenza, il 2-1, ma questa volta a favore dei Ravennati. Andiamoci a vedere le immagini del Duca contro Cittadella Bis. Difficile dunque azzardare gerarchie e griglie di partenza in questo campionato di eccellenza così sui generis, ma di sicuro né il del Duca Grama né il Cittadella Bis Modena si sono imbarcati in questa avventura con l'intenzione di fare da comprimari. Gli emiliani erano stati una delle due squadre già andate a bersaglio grosso nella prima giornata, grazie al successo casalingo sul Salso Maggiore, firmato dal rigore di Verratti, e il Del Duca aveva a lungo accarezzato l'idea di centrare un'impresa del tutto analoga. Si parte però ancora nel segno della Cittadella. L'inserimento vincente da parte di Boilini al decimo minuto è vantaggio ospite in casa del Duca Grama, ma al ventunesimo la possibilità per il pareggio sfruttata da Ricciotti. Il gol dell'1-1, e dunque le due squadre tornano in perfetta parità. E allora spostiamoci al 43esimo, la grande chance, panzavolta, salvataggio sulla linea, vicino dunque al sorpasso il Del Duca, mentre invece al 44esimo la traversa di Caselli. Dunque dal possibile 2-1 del Duca al possibile 2-1 della Cittadella, nulla di tutto ciò, si resta sull'1-1, mentre nella ripresa l'occasione è per il Cittadella della Bis. Al 65esimo minuto vediamo le proteste, un possibile mani in area di rigore di Biguzzi, non sanzionato però dal direttore di gara, dunque giudicato regolare l'intervento. E allora ci spostiamo al 73esimo minuto con il gol che decide il match, o per meglio dire l'autogol che decide il match. Alessio Ferrari è lui l'ultimo ad aver toccato questo pallone, è lui ad aver consegnato così facendo i tre punti al Del Duca Grama. 2-1 il punteggio finale e successo dunque alla prima casalinga di questa nuova edizione dell'Eccellenza. Tutto ciò allora, come detto, nel campionato di eccellenza. Quest'oggi la Serie D sostanzialmente riposava, perché purtroppo gran parte dei recuperi non sono andati in scena, eccezion fatta proprio per il match che riguardava il Rimini. Rimini che ha impattato col punteggio di 1-1 col Lentigione, terzo in classifica. Sentiamo allora il servizio a tal proposito di Luca Leoni. Allo stadio Romeo Neri si affrontano Rimini e Lentigione nel recupero del 20° turno di Serie D. I ragazzi di mister Mastro Nicola vogliono riscattare l'ultima sconfitta esterna contro la capolista Firenzuola, mentre gli emiliani sono reduci dal pareggio esterno contro la Bagnolese. Il fischietto della gara odierna è il signor Canzi della sezione di Carrara.
Andiamo con le immagini al 12esimo, il lancio di Calagna a cercare Pecci, che guarda in mezzo il cross sul secondo palo per Ambrosini, che però non inquadra lo specchio. Un minuto dopo ci riprova Rimini, in questo caso è Ricciardi, la bordata da fuori deviata da Sorzi. Risponde Lentigione al 26esimo, azione personale di Caprioni, la palla per Barranca, il tiro a incrociare che però non impensierisce Scotti. 28esimo, lancio dalla destra, in questo caso è Barranca a spizzare, la palla arriva tra i piedi del numero 7 Caprioni, che di fronte a Scotti non sbaglia e porta in vantaggio i suoi. Al 32esimo il corner di Scalini, respinto dalla difesa riminese, la palla arriva tra i piedi di Staiti, che col sinistro prova la bordata da fuori, ma Scotti si fa trovare pronto. Passiamo con le immagini alla ripresa. Al primo minuto la palla dalla destra, il velo di Calagna, Ambrosini allunga il pallone, arriva Casola che però non inquadra lo specchio. Al quinto prova a rispondere il lentigione filtrante di Dodi per Caprioni, che prova il tiro da fuori alto sopra la traversa. Al nono calcio d'angolo sempre degli ospiti, in questo caso è Zagnoni a cercare la conclusione di testa alta. Episodio chiave al 14esimo, in questo caso la palla di Sambou per Casola, che viene atterrato così in aria, per arbitro è rigore, va sul dischetto Ambrosini che spiazza il portiere e riporta il risultato in parità, anche dedica personale per il numero 10. Al 19esimo la trivela di Scalini per Barranca, che viene atterrato da dietro da Manfroni, ma per l'arbitro non ci sono gli estremi per un rigore. Ci prova ancora Lentigione, in questo caso al 24esimo con la punizione di Caprioni, e al 29esimo sempre Caprioni da dentro l'area sulla sinistra, ma in questo caso Scotti è pronto. È l'ultima dunque azione degna di nota di un match combattuto tra due compagini. Al vertice di questa Serie D, allo stadio Romeo Neri, dunque finisce 1-1 tra Rimini e Lentigione. Siamo ormai vicinissimi allo striscione del traguardo. Danica, domanda flash magari per il mister battuta e risposta flash. Certo, possibile. Allora il Rimini ha ufficializzato appunto l'arrivo di queste due nuove figure come responsabile Giorgio Bresciani e il DS Andrea Magnero, tra l'altro con contestazione dei tifosi. Mister, che cosa ne pensa di questi due innesti? Beh, sono due uomini di calcio importanti. Bresciani lo conosco bene perché da ragazzino lo convocai in nazionale quando giocava nella prima a Torino. Passati già più di 30 anni, oggi non c'era, era vedere altre cose di interesse. Il Rimini si è presentato con una squadra molto giovane, erano 3-4 giocatori del 2002 e 2003 anche messo dentro, mentre l'altra era già una squadra pronta, giocava un calcio importante. Grazie al San Scotti sono riusciti a portare a casa questo risultato, non dico con merito, però alla fine ci ha messo anima e corpo, ci sono riusciti a fare sto pari, si può dire che è anche meritato. Onore dunque al Rimini per questo risultato e noi, come detto, arriviamo alla conclusione di questa nostra trasmissione. E allora ringrazio mister Magrini per essere stato qui con noi. Grazie a voi e buonanotte e buonasera. Appuntamento da Nica rinnovato a domenica prossima, come detto però col nuovo orario che diventa istituzionale per noi. Esattamente, quindi come ha detto Andrea, domenica prossima ore 19.30 e prima di salutarci facciamo un salto dal nostro amico il dottor Matteo Lazzarini. Arrivederci, buona serata. Arrivederci. Ciao, sono il dottor Matteo Lazzarini. Mi sono laureato in odontoiatria nel 1997 e in tutti questi anni il lavoro del dentista è cambiato molto. Oggi esistono delle tecnologie che possono rendere le terapie odontoiatriche più sicure e veloci, come la TAC con BIM, il microscopio, il laser e lo scanner per l'impronta senza pasta. Ma le mie tecnologie preferite restano la scienza e l'onestà. E allora, non andare all'estero a curare il tuo sorriso. Scegli i medici italiani, scegli noi, vieni a trovarci. Romagna Sport primo dal 2001, la prima testata giornalistica che ha creduto nello sport dilettantistico online. Il primo sito in Italia che ha pubblicato le foto dei singoli atleti e tecnici. I primi ad aggiornare i risultati live durante le gare, proprio come i professionisti.
i primi a pubblicare la carriera degli atleti, i primi e gli unici ad avere il calciomercato interattivo, i primi a dare spazio alle news di tutti gli sport. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna. In tutto,